Formazione ovviamente in campo, gentili telespettatori, ovviamente stiamo parlando di Aquila Latine e Santa Croce per il secondo tempo di questa partita che ricordo è fra quelle della decima giornata del campionato di promozione Girone D. Il parziale Aquile 0, Santa Croce 1, il gol al 31esimo su calcio di rigore realizzato da Scudero. Curiosamente le squadre sono in campo già da più di 2 minuti, ma la terna arbitrale no, che dunque si sta attardando all'interno del proprio spogliatoio. Terna arbitrale che vi ricordo è composta dal direttore di gara, che è il signor Antonio D'Aquino, della sezione arbitrale di Catania, assistito da Domenico Monaca e Luigi Runza, della sezione arbitrale di Siracusa. Così come da pronostico, il test per gli uomini di Mister Buoncompagni il risultato è essere appunto particolarmente impegnativo contro quella che di fatto è la terza forza del torneo. Vi ricordo che Santa Croce infatti ha 20 punti in classifica, frutto di 6 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta, 16 gol all'attivo, 7 al passivo prima di questo match. Mentre le Aquile Calatine, vi ricordo, sono a centro classifica con 11 punti, frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e ben 4 sconfitte. Se vogliamo, molte delle quali immeritate, perché la squadra biancorossa ha ben giocato, soprattutto i match casalinghi, ma è incappata in un qualche errore durante la partita che gli è costato caro. Mentre vediamo che finalmente arriva la terna arbitrale, con qualche minuto di ritardo. Non mi pare ci siano state sostituzioni nell'arco dell'intervallo. Vi ricordo velocemente gli schieramenti: il Santa Croce schierato appunto con Campo, Guarino, Ravalli, Giarrizzo, Alma, Pianese, Iozia, Idara, Messina, Scudera e Castania. I biancorossi con Polessi, Uoli, Iannizzotto, Nicotra, Genovese, Nigro, Amadou, Commendatore, Abdullahi, Ruscica e Bartoluccio. I due assistenti hanno verificato che le reti delle porte siano integre e perfette. Fischietto in bocca per il signor D'Aquino, pronto a dare il via alle ostilità di questo secondo tempo. A battere il calcio d'inizio adesso è la formazione di casa, le Aquile Calatine. Sul dischetto centrale Ruscica, indietro su Nicotra, quindi Iannizzotto, che perde palla. C'è questo tentativo di contrattacco operato di Ozia, che però si trascina la palla in fallo laterale. Rimessa dunque a favore delle Aquile, effettuata dallo stesso Iannizzotto, spizzica di testa Bartoluccio, la palla controllata da Abdullahi, ottima la sua giocata, apertura a destra nella zona di Amadou, che dunque ritorna nella parte destra del campo, apertura a sinistra nella zona di Bartoluccio, Bartoluccio ferma il pallone, si coordina, va in dribbling, tentativo di cross l'impallo che per un attimo lo favorisce, poi però si trascina di fatto la palla in fallo di fondo campo. Nulla di fatto fuma questa azione offensiva delle Aquile, c'è rimessa a favore del Santa Croce. Pronto il giovane portiere, lo ricordo, classe 98 della formazione bianco-azzurra Campo, che si è reso protagonista di una straordinaria parata esattamente finale di primo tempo sul calcio di punizione di Nicotra. Intanto palla recuperata da Commendatore a beneficio di Amadou. Amadou difende palla, poi lo attacca Idara che si porta la palla fuori. Ultimo tocco però dei biancorossi, c'è la rimessa per gli ospiti, già effettuata, lunghissima in avanti, viene scavalcato dal pallone Scudera. Sfera che dunque viene raccolta dal difensore centrale genovese, che rilancia verso la tre quarti avversaria. Ottimo lo stop di Abdullahi, che però viene poi fermato, quindi Castania. Castania spara la porta, è attaccato da Abdullahi, in maniera fallosa dice l'arbitro, che fischia e segna punizione a favore degli ospiti. Quasi 2 i minuti nel corso di questo secondo tempo. Formazione ospite che fruisce di un calcio di punizione in piena tre quarti avversaria. È pronto sul punto di battuta il numero 11 Castania. Due uomini vanno a formare la barriera, si tratta di Amadou e Commendatore. Il fischio dell'arbitro, il destro di Castania verso il centro dell'area.
la testa di Bartoluccio a mettere fuori, carica il destro Messina, battuta violentissima di poco alta sulla parte difesa da Polessi. Non ci pensa mai, su due volte l'attaccante numero 9 della formazione ospite, quando si ritrova la palla sui piedi, sicuramente Messina è uno dei giocatori più pericolosi in forza al Santa Croce. Intanto Polessi calcia di sinistro lungo verso la linea centrale, la palla che rimbalza a terra, la colpisce di destra Alma, colpo di destra di Nicotra, quindi Amadou spara la porta, cerca di difendere palla, viene però fermato, riconquista la sfera dunque la formazione ospite che tenta questa ripartenza sulla sinistra dove Idara non raggiunge la palla, la rimessa è biancorossa. Wally nella zona di Amadou, pallone che si impenna, colpo di testa di Idara, rimpallo che favorisce Castania, rimane a terra Amadou che rimane dunque dolorante, si accerta delle sue condizioni di salute, il direttore di gara chiede scusa, l'autore di questo contatto assolutamente fortuito che è stato il numero 3 Ravalli, ma vediamo che Amadou è nelle condizioni di rialzarsi. Dolorante alla caviglia destra. Adesso sportivamente le Aquile restituiscono palla agli avversari. Campo. Rilancia lungo il numero 1 bianco-azzurro verso la tre quarti avversaria. La testa di Genovese. Palla nella zona di Pianese che colpisce di testa. Poi il tocco di Giarrizzo. C'è il fallo però commesso da Abdullahi sul difensore centrale avversario, punizione a favore del Santa Croce. Batte lo stesso Pianese. Molto attivo, mobile Abdullahi oggi. Lungo lancio in avanti, fermato bene da Genovese che stoppa e mette a terra, quindi Bartoluccio di prima, l'anticipo di Alma, la testa di Nigro, l'intervento di Dara. Resta in possesso palla la formazione bianco-azzurra. Giarrizzo indietro su Pianese, lancio in avanti, fermato molto bene da Genovese, la sventagliata per lo scatto di Amadou, troppo centrale, lo anticipa bene Alma, quindi Ravalli, per il vicino Giarrizzo, ancora Ravalli, attaccato da Amadou, in verticale serve bene Idara, attaccato da Wally, commette fallo, il biancorosso, punizione a favore del Santa Croce, mentre vediamo che il direttore di gara va a redarguire i due centrali, c'è stato praticamente un battibecco tra Nigro e credo Messina, ammoniti entrambi, cartellino giallo doppio dunque nel senso indirizzato a due giocatori contemporaneamente dal signor D'Aquino. Protesta ancora Nigro. Partita che è stata comunque sostanzialmente molto regolare fino a questo momento. Nel primo tempo, lo ricordo, era stato ammonito soltanto Polessi per il fallo commesso che poi ha determinato il calcio di rigore a favore del Santa Croce. Intanto è pronto Castania sul punto di battuta di questo piazzato. Si riprende a giocare il destro di Castania verso il centro dell'area. La palla messa fuori da Bartoluccio, Wally, Ruscica di prima, spostato e c'è il pronto fischio dell'arbitro da segnare punizione a favore delle Aquile Calatine. L'arbitro fa rettificare la posizione dalla quale battere il piazzato a favore delle Aquile, protesta ancora Genovese. Nigro si incarica della battuta del calcio di punizione. Palla in movimento! Apertura a sinistra su Iannizzotto. Genovese. Lungo lancio verso la tre quarti. Abdullahi sovrastato, messo a terra, ma l'arbitro lascia proseguire il gioco. Castania, buono sempre il suo palleggio sullo stretto, poi l'intervento preciso in chiusura di Wally. Rimessa a favore del Santa Croce. Pronto Ravalli sul punto di battuta, indirizza nella zona di Scudera che viene toccato fallosamente, rimane a terra dolorante il numero 10 bianco-azzurro, ovviamente è intervenuto l'arbitro per segnare punizione a favore degli avversari delle Aquile Calatine.
che tutto fanno ovviamente tranne che farsi appunto schiacciare all'indietro. Intanto sono andati via i primi 7 minuti di questo secondo tempo, ricordiamo i parziali: Aquile 0, Santa Croce 1. C'è un po' di movimento nei pressi della panchina delle Aquile Calatine, vedremo se il mister Buoncompagni effettuerà una prima sostituzione. Intanto è pronto a calciare questo piazzato Castania, tre uomini vanno a formare la barriera, poi si stacca dalla stessa Abdullahi, che resta di fatto sia pure nella propria tre quarti l'uomo più avanzato dei biancorossi. Ci sono in barriera Amadou e commendatore l'arbitro nelle fa rispettare la giusta distanza dal pallone. Tutto pronto dunque per la battuta di questo calcio di punizione, il fischio dell'arbitro. Il destro di Castania teso sul secondo palo, la palla messa fuori da Nigro, poi intercettata anche se svirgola la battuta Amadou. In seconda ci prova commendatore a mettere fuori, rimpallo che ha favorito Castania, resta in attacco dunque il Santa Croce con il palleggio effettuato da Iozia. Iozia che mette in movimento Idara, Idara fra due avversari viene fermato, pallone che arriva nella zona di Bartolucci. Bartolucci favorito un attimo al rimpallo, poi perde il pallone, resta in attacco di Santa Croce pericolosamente con Iozia, apertura sinistra per Castania, c'è spazio, lo attacca, lo va a chiudere subito Uoli, Castania va, trova il varco per il cross, lo effettua bene, lo mette fuori di testa Iannizzotto, quindi recupera la palla Ruscica, la ripartenza adesso tentata dalle Aquile con Amadou che è molto bravo a difendere la palla, velocissimo, si proietta verso l'altra quarta avversaria, Amadou da Tergo viene sgambettato, praticamente messo a terra, arbitro cartellino in mano, è pronto a munizione ai danni del numero 7 Iozia. Fallo tattico del giocatore in forza al Santa Croce che dunque ha evitato il peggio, si stava di fatto involando velocissimo il numero 7 Amadou verso l'area avversaria se non altro, mentre vediamo c'è una segnalazione da parte dell'assistente, ben due i giocatori pronti tra le fila delle Aquile Calatine a fare il loro ingresso in campo, vediamo un po' di chi si tratta, uno mi pare sia Susso. Dunque doppia sostituzione che sta per effettuare mister Buoncompagni per dunque tentare di rinvigorire il gioco offensivo delle Aquile Calatine che ricordo sono sotto di 1-0, fa la differenza il calcio di rigore trasformato da Scudera. Intanto il primo ad uscire è Bartoluccio, mi pare sia Altamore ad entrare in campo con la casacca numero 17, così infatti. Il secondo è Amadou, il suo posto viene preso da Susso. Dunque doppia sostituzione, mentre il gioco, lo ricordo, riprenderà con il calcio di punizione a favore delle Aquile Calatine, pronto come sempre sul punto di battuta Ottavio Nicotra, mentre Susso va a dar manforte alla linea avanzata delle Aquile, formata in questo momento da 5 giocatori proprio a ridosso dei 16 metri avversari. Vedremo se Nicotra effettuerà un cross o cercherà col suo forte destro la porta avversaria. Non poco preoccupati nella circostanza, ci pare di capire, i giocatori del Santa Croce che vanno a formare la barriera dinanzi al pallone. Siamo a circa 25-26 metri dalla porta difesa da campo. Il fischio, il destro di Nicotra direttamente tra le braccia di campo che blocca senza difficoltà. Lungo rilancio del portiere bianco-azzurro, pallone altissimo, direttamente in fallo laterale. Iannizzotto per la rimessa. Lo stop di commendatore della verticalizzazione, la palla recuperata bene da Abdullahi, Abdullahi cerca di far proseguire nella corsa e Susso ma viene fermato, rimpallo che favorisce i giocatori ospiti, poi interrompe questa azione regolarmente, dice l'arbitro, Susso che lascia proseguire il gioco, il lancio di Nicotra in zona morta, di fatto non ci sono compagni lì al limite dell'area e la palla è facilmente recuperata da campo. Mentre vediamo è rimasto a terra un giocatore del Santa Croce, mi pare di... si tratti di Castania che si era prima scontrato con Susso, l'arbitro, ripeto, aveva lasciato proseguire il gioco, ben messo lì a pochi metri da dove si è svolto il contatto e adesso viene richiesta l'assistenza dei sanitari del Santa Croce per dunque, anzi no, si tratta del giocatore Iozia, non di Castania. Gioco che dunque rimane fermo in questo frangente mentre siamo arrivati esattamente al 12° del secondo tempo. Ricordo il parziale: Aquile Calatine 0, Santa Croce 1.
con i biancorossi che hanno effettuato con il loro tecnico Samuel Buoncompagni una doppia sostituzione. Sono entrati in campo Susso e Altamura rispettivamente al posto di Amadou e Bartoluccio. Quindi se volete un attaccante al posto di un altro, poi mentre Susso si è messo nella linea di centrocampo, intanto si riprende a giocare la palla tra i piedi di Campo, giovane portiere del Santa Croce, classe 98, che rilancia a lungo verso la tre quarti avversaria, nella zona di Iannizzotto, che lascia rimbalzare il pallone a terra, ma lo anticipa di testa Messina, con palla che però carambola direttamente in fallo laterale. Rimessa già effettuata da Genovese su Ruscica, il passaggio di testa all'indietro su Commendatore, fermato a sua volta da Guarino, che rilancia in out, altra rimessa già effettuata da Iannizzotto. Ripallo che favorisce, stava se non altro per farlo Messina, quindi disimpegno di Genovese su Nicotra. Susso che punta gli avversari, il solito palleggio di Susso, elegante, a beneficio di Iannizzotto il suo passaggio, la verticalizzazione su Ruscica. Buona la giocata di Ruscica fra due avversari, poi però riconquistano palla i giocatori del Santa Croce con il solito Castani, apertura a sinistra, c'è spazio per Ravalli, che porta la palla verso la linea centrale, mette il momento Idara, Idara punta Wally, Wally lo va a fermare, ma Idara è favorito dal rimpallo, ancora Idara che si accentra, si allunga troppo la palla, lo ferma Nigro, quindi Wally, Nicotra, Susso, si accentra Susso, c'è spazio per Genovese che varca la linea centrale, serve Ruscica, Iannizzotto, il dribbling a rientrare. Parte il cross sul secondo palo largo, ma viene anticipato Altamore. Rimpallo che favorisce Susso, i 20 metri. Apertura del destra, c'è spazio per Altamore. Altamore che entra in aria. Altamore, serie di finte. Apertura per Susso che la mette in mezzo. Sbriglia la situazione, sa per diventare complicata. Guarino, poi la palla che resta ancora lì. Carica di destro, Commendatore, ma non dà né forza né precisione. La palla è facilmente bloccata da Campo che si è disteso sulla propria destra, ma è positivo il fatto che gli uomini di mister Buoncompagni si stiano provando. Lungo rilancio intanto verso la tre quarta biancorossa, il colpo di testa di Genovese, il pallone messo a terra con eleganza da Iozia. Iozia è attaccato, mantiene possesso la palla, rimpallo che poi favorisce Nicotra, ripartenza dunque dei biancorossi con Nicotra che porta palla verso la tre quarti avversaria, si allarga sulla corsia di sinistra, lo scambio è buono con Commendatore, parte il lancio di Nicotra troppo largo per Altamore che comunque raggiunge la palla, si gira Altamore, serie di finte, parte il torresone a mezza altezza, irrompe Commendatore, il pallone che si impenna, la palla che resta pericolosamente lì, al limite ci prova, il rimpallo e la palla a fondo campo, azione pericolosissima delle Acque Calatine che hanno visto alla fine il tiro di Ottavio Nicotra dai 20 metri, c'è stata una deviazione sotto misura. C'era parso in un primo momento di un difensore del Santa Croce, ma di fatto l'ultimo tocco è stato biancorosso, così che l'arbitro assegna non tanto rimessa da fondo campo ma punizione, quindi c'è stato un qualche fallo messo in attacco dalle Acque Calatine ed ecco com'è andata la punizione a favore del Santa Croce, ma sicuramente positiva azione offensiva della formazione di casa. Intanto la posizione battuta da Campo, la testa è di Nicotra nella zona di Ruscica, ottimo il suo stop che prontamente si gira, cerca di servire Altamore, rimpallo che ferisce Biancorossi con Commendatore, apertura a sinistra, c'è l'inserimento tentato ancora da Altamore, poi batte e ribatti, hanno la meglio i giocatori del Santa Croce con Iozia che viene toccato fallosamente, messo a terra, punizione a favore della formazione ospite. Subito battuta a sinistra, beneficio di Ravalli. Ravalli punta Susso, va via sulla corsia di sinistra, parte il traversone pericolosamente al limite, toccato di piatto sinistro da Scudera che lo dà praticamente tra le braccia a Polessi. Iannizzotto, solito dribbling a rientrare, il fallo netto ai suoi danni, punizione a favore delle Aquile, già battuta da Nicotra velocemente. Su Altamore, Altamore cerca di servire Iannizzotto, impreciso il passaggio, la palla in fallo laterale.
Palla nuovamente fuori, la rimessa biancorossa effettuata da Nizzotto che scambia con Altamore, poi c'è l'intervento ancora di Iozia a mettere fuori. Ancora Iannizzotto sul punto di battuta. L'anticipo di Giarrizzo, la palla intercettata da Genovese, quindi di prima ancora Nicotra. Colpo di testa ancora di Giarrizzo, il pallone che si impenna, cerca di metterlo a terra Ruscica. Poi contratto fra tre avversari, riesce a disimpegnare l'impalo che favorisce Susso. Adesso c'è spazio per Wally. Portapalla adesso Wally verso la tre quarti avversaria. Cerca un attimino di strafare, non controlla bene la palla che finisce in fallo laterale. 18° del secondo tempo, sempre 0-1 il parziale a favore del Santa Croce. Rimette in gioco Ravalli, lunghissimo, sfiora di testa Hidara, la palla nella zona di Messina. Messina subito attaccato da Genovese, Messina poi tackle scivolato di Genovese, la palla messa fuori. E dunque rimessa in attacco a favore del Santa Croce, che cerca di serrare le fila, difendere bene e poi ripartire in modo veloce quando ne ha la possibilità. Pronto già sul fondo di battuta Ravalli. Il lancio in aria, la testa di Wally ad anticipare tutti, quindi ancora Ravalli. Converge verso il centro, parte il cross sul secondo palo, la testa di Iannizzotto a mettere fuori nella zona di Ruscica. Il tocco di Ruscica per il vice di Iannizzotto, rilancio a metà campo, raccolto da Giarrizzo, poi rimpallo che favorisce Nicotra, ma poi un altro che favorisce il giocatore Scudera. Scudera apre a destra, la gran botta, la palla sul palo, la palla che resta in campo, attenzione, prosegue l'azione offensiva del Santa Croce con questa azione insistita, cross sul secondo palo, la palla che attraversa lo specchio della porta e finisce direttamente in fallo laterale. Azione pericolosissima di Iozia, che ha battuto in maniera assolutamente violenta dai 30 metri a portiere battuto, ha colpito il palo alla sinistra di Polessi. Intanto Susso cerca il disimpegno, lo fa bene a beneficio di Nigro. Nigro appoggia per il vicino Nicotra, apertura a sinistra, c'è spazio per Iannizzotto, tenta la ripartenza adesso veloce la formazione di casa, si accentra Iannizzotto, cede su Nicotra. Nicotra verticalizza bene per Ruscica che carica il destro dai 30 metri. Da forza, non precisione, la palla è direttamente a fondo campo, molto lontana dalle palle della porta difesa da campo. I minuti sono adesso esattamente 20 nel corso del secondo tempo, ricordiamo il parziale Aquile Calatine 0, Santa Croce 1. Fa ancora la differenza il gol sul calcio di rigore realizzato da Scudera. Il destro di campo lungo verso la linea centrale. La testa di Wally in anticipo, c'è lo scatto di Altamore nei 16 metri, Altamore corpo a corpo con Alma, spara la porta, si gira Altamore, adesso la doppia marcatura, l'inserimento prezioso di Wally, lo ferma perentoriamente e opportunamente per la difesa del Santa Croce un preciso pianese che scaraventa in fallo laterale. Ottimo l'inserimento dalle retrovie del numero 2 Wally, anzi in corner, calcio d'angolo numero 3 a favore delle Aquile Calatine. Nicotra, movimento in aria, il cross, la testa sotto misura di Genovese, non inquadra lo specchio della porta, la palla è alta, ma Aquile Calatine che stanno dando importanti segni di vitalità offensiva nei pressi dell'area di rigore avversaria. Intanto campo per la rimessa dal fondo. Destro di campo verso la linea centrale, ferma il pallone Nicotra in collaborazione di Susso, ancora Nicotra, Genovese. Nicotra sta giocando solo a centrocampo, il pallone piglia sempre io. Tentativo di scambio non riuscito tra Iannizzotto e Susso che poi mette la palla fuori. Ottimamente la palla recuperata da Iannizzotto che la porta verso la linea centrale, ottima azione del numero 3, ma sbaglia la misura del passaggio, fermato da Guarino. E poi ci pensa Genovese a chiudere mettendo in fallo laterale, rimessa già effettuata pericolosamente con Scandura che mette il pallone sul secondo palo, si distende Polessi, si tratta della squadra di Scuderi, non è di fatto riuscito ad intervenire su questo traversone Messina, la palla che si è dunque spenta
al di là della linea di fondo campo, rimessa già effettuata a beneficio di Wally. Nicotra Susso, ottima giocata di Susso che converge verso il centro, raddoppiano la marcatura, lo tocca fallosamente Ravalli, interviene l'arbitro e segna punizione per le Aquile sulla piena tre quarti avversaria. È certamente il momento questo per gli uomini di essere buon compagni di attaccare con maggiore convinzione, mentre scocca il 23esimo del secondo tempo. Pronto Nicotola per la battuta del piazzato, parte il suo traversone sul secondo palo, un po' basso, lo mette fuori un difensore di testa, poi quest'altro è di Giarrizzo, ripallo che favorisce il commendatore, apertura a destra, fallo netto ai danni del numero 8 biancorosso e ancora una volta calcio di punizione a favore delle Aquile Calatine. La posizione ancora, se volete, importante, invitante per uno specialista qual è Ottavio Nicotra. Siamo a circa 27-28 metri dalla porta di difesa da campo, ma abbastanza centrale la posizione. L'arbitro conta i passi, siamo praticamente in linea con la lunetta dell'area di rigore, quindi siamo praticamente ai 29 metri dalla porta difesa da campo. Tre uomini in barriera più commendatore a disturbare, il destro di Nicotra si infrange sulla barriera e poi lo mette fuori il pericolo Idara con palla che resta in campo di fatto, intercetta Nigro, pallone altissimo al limite, i difensori del Santa Croce hanno la meglio, poi intercetta ancora Nicotra, resta in attacco Leo con le Galatine, il pallone che è servito su Ruscica, Ruscica ai 25 metri, pallone filtrato nello scatto di Abdullahi, si allunga in veloce uscita dai propri pali campo e fa suo il pallone. Nulla di fatto, sfuma questa azione offensiva delle Aquile Calatine. Dunque il giovane portiere bianco-azzurro opera questo lungo rilancio con pallone altissimo verso la linea centrale. L'intervento in qualche modo di Iannizzotto con palla che carambola in fallo laterale, pronto per la rimessa a Guarino. La effettua a beneficio di Iozia. Iozia da due avversari, mantiene il possesso della palla, poi se la trascina fuori. Rimessa biancorossa, già effettuata da Genovese. Una finta di Ruscica, non abbocca Guarino che rilancia verso la tre quarti avversaria. Attenzione, non raggiunge la palla in un primo momento Nigro, ma ci pensa Wally a sbrigliare una situazione che era diventata veramente molto complicata. La ripartenza adesso delle Aquile con Susso, impattato dal suo diretto avversario. Si tratta di Giarrizzo che lo ferma in fallo laterale. Rimessa già effettuata da Wally. Nigro. Sbaglia ancora Menigro, attenzione, intercetta Messina, resta l'attacco il Santa Croce che dunque approfitta di questa incertezza, in disimpegno dei due centrali delle Aquile Calatine. Nella fattispecie Nigro ha sbagliato completamente la misura di questo passaggio, ma in qualche modo l'azione è sfumata e c'è intanto la terza sostituzione tra le fila delle Aquile Calatine. Vediamo qual è il giocatore pronto a fare il suo ingresso in campo. Intanto esce dal rettangolo di gioco il numero 3 Iannizzotto, che ha sicuramente giocato una buona partita. Dovrebbe trattarsi di Nobile, quindi un attaccante ancora al posto di un difensore. Quindi tre attaccanti puri, adesso ci sono in campo Abdullahi, Altamore e Nobile con Susso che insomma è un altro centrocampista d'attacco. Intanto l'anticipo di testa buono di Ravalli, la palla intercettata da Nigro e quindi può recuperare con calma Polesi che rimette subito in gioco a sinistra a beneficio di Genovese. Dunque adesso difesa schierata a tre, quella delle Aquile Calatine. Nigro centrale, Genovese a sinistra, Wally a destra, Nigro. Nigro, il lancio è sul commendatore che sbaglia lo stop, la palla intercettata da Giarrizzo, dunque attenzione il contrattacco del Santa Croce, apertura sinistra di Casania, Breviccio di Messina, controllato da Wally, cross in mezzo, messo fuori di testa da Nigro, la palla dunque recuperata da Wally, Wally attaccato da Messina, il disimpegno però raggiunge un avversario, si tratta di Dara, la corrente Giarrizzo, la palla servita per il pericoloso Iozia,
come sempre molto bravo a tirare la distanza, ma come so farlo il numero 7 bianco-azzurro nella circostanza, punizione a favore delle Aquile, pronto Nicotra sul punto di battuta, batte invece velocemente Nicola, a beneficio di Genovese, quindi Ruscica di prima ad azionare la corsa sull'altra quasi avversaria di Commentatore, Commentatore guadagna metri importanti, la palla spara la porta per Novello, Novello però difettoso il suo controllo, poi tenta di fermare il pallone per quel che può fare su Sussone nella circostanza, ma la palla è recuperata da Messina e poi il fallo netto di Susso ai danni al attaccante numero 9 avversario, c'è punizione a favore del Santa Croce che può dunque respirare un attimino, con calma si va a portare Capitan Alma sul punto di battuta, tocca corto per il vicino Ravalli sulla corsia sinistra, corpo a corpo con Susso, commette fallo ancora il giocatore di colore, in forza le Aquile Galatine. Nuova punizione a favore del Santa Croce, mentre scocca in questo momento il 28esimo della ripresa, Aquile 0, Santa Croce 1. Biancorossi, che ricordiamo, sono particolarmente sbilanciati in avanti, tre attaccanti come sottolineato in virtù delle sostituzioni effettuate da mister Boncompagni, ma seguiamo le evolversi di questo piazzato a favore del Santa Croce. Sul punto di battuta ci sono due giocatori, si tratta di Iozia, se non erro, e il giocatore Ravalli, anzi si tratta di Castania, parte il traversone di Castania sul secondo palo, la testa è stata quella di Messina che però non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Nulla di fatto, solo una prestazione su piazzato a favore del Santa Croce. Ha già rimesso in gioco Polessi su Genovese, quindi Nicotra attaccato da Castania, tocca per il vicino Genovese, la verticalizzazione raggiunge Nobile che tocca uno dei suoi primi palloni ma sbaglia la misura del passaggio, lo intercetta Iozia, attenzione alla ripartenza del Santa Croce che però non approfittano, Wally, Susso. Lungo lancio, lo scatto di Novello, troppo profondo, esce a branca impresa a campo, ma nel contempo aveva commesso fallo l'attaccante numero 18 delle Aquile sul suo diretto avversario ed ecco come è andato il calcio di punizione a favore del Santa Croce. Si entra dunque nella fase finale di questa partita, gentili telespettatori, mancano una trentina di secondi alla mezz'ora di questo secondo tempo, un quarto d'ora dunque più recupero in termini temporali. Le speranze per i padroni di casa di riagguantare il pareggio. Intanto fallo in attacco commesso da Scudera. Punizione biancorosso, è pronto Nigro. Il lancio di Nico sulla tre quarti, fermato dagli avversari, rimpallo che favorisce Nico, tra apertura sulla sinistra c'è Genovese a ricevere palla, che indirizza nella zona di Nobile che ha tentato un preziosissimo di tacco, non è riuscito a tentare così sulla palla il suo compagno, attenzione alla ripartenza adesso del Santa Croce con Messina sulla corsia sinistra, si sovrappone Gravalli che riceve palla, parte il cross sul secondo palo, scavalcato dal pallone Scudera, la palla dall'altra parte però viene raccolta ancora da Castania che la mantiene in campo. Ancora Castania cerca di convergere, riesce a seguire la corrente Giarrizzo, poi il passaggio che in qualche modo raggiunge Idara, Idara allarga su Ravalli, quindi Messina, anticipato bene da Wally, quindi Nigro può disimpegnare la difesa delle Aquile Galatine, Nicotra, il servizio su Altamore, quindi Commentatore. Apertura a destra, c'è lo scatto di Nobile, troppo profondo il passaggio, non potrà mai, di fatto non riesce a raggiungere la palla il numero 18 biancorosso e c'è dunque semplice rimessa da fotocampo a favore del Santa Croce che dunque ulteriormente respira tutte le volte che insomma i giocatori di casa si proiettano nella tre quarti avversaria e non riescono di fatto a concretizzare la manovra offensiva. Con calma il portiere Campo per questa rimessa dal fondo, il destro, lo scontro violento tra Susso e Ravalli, commette fallo il centrocampista galatino, c'è punizione per il Santa Croce che vale la pena sottolineare non ha effettuato nessuna sostituzione fino a questo momento col suo tecnico che ricordo il signor Gaetano Lucenti. Intanto la posizione è battuta da Alma, resta in attacco con Ravalli, servizio che raggiunge Messina, quindi l'incursione di Idara, apertura a sinistra ancora per Messina, Messina attaccato da Wally, Messina serie di finte, mantiene possesso la palla, tentativo di cross smorzato ancora da Wally, quindi Nicotra, Susso, doma il pallone, lo mette a terra, con calma cerca di far salire la propria squadra, lo fa bene mettendo in movimento Commendatore, quindi dalle retrovie Genovese,
Genovese, rimpallo che favorisce Nicotra. Nicotra ancora per Ruscica, quindi Novello che carica il destro. Da forza, la palla è alta però. Nulla di fatto. È positivo il fatto che però l'attaccante Novello, che ricordo è lontano dai campi di gioco da parecchio tempo, è rientrato da qualche settimana, sta cercando di ritrovare la sua condizione fisica migliore e poco per volta mister Buoncompagni lo sta utilizzando sul finale delle partite. Intanto ancora uno scontro a centrocampo, è stato tra Scudera e Nigro, ha riportato la peggio l'ospite, punizione a favore del Santa Croce. 33esimo. Capitan Alma si incarica della battuta di questo piazzato. Dodici più recupero alla fine. Il lancio di Alma, la testa spizzicare di Messina, non trova pronti i compagni. La palla viene mantenuta in campo da Nigro. Nigro disimpegna su Foressi, apertura a sinistra, Genovese, commentatore, attaccato da Castania, disimpegna su Nobile che viene però anticipato, contrattacco, attenzione da Santa Croce, tentativo di sponda operata da Scudera, fermata da Genovese, quindi Nicotra, sventagliata verso la tre quarti avversaria, l'anticipo di Guarino, il colpo di testa di Dara, il rimpallo che fuorisce su. Che doma il pallone, lo mette a terra, Genovese, ancora commendatore, si gira, il lancio nella zona di Nobile, Nobile difende molto bene la palla, buona la giocata di Nobile, apertura a destra, ma non raggiunge Altamore, svirgola il disimpegno Ravalli, la palla è recuperata ancora da Altamore, per la corrente Nicotra che si allunga un attimino troppo la palla, Giorrizzo disimpegna, contrattacco d'attenzione pericoloso del Santa Croce con il velocissimo Castania che si porta verso la tre quarti avversaria, ancora Castania che porta palla, si porta proprio al limite, serie di finte, cerca il varco per la battuta, apre per a destra per Messina, il tiro piazzato, anzi era Scudera che però non inquadra lo specchio della porta, la palla è al fondo campo ma sicuramente contropiede molto pericoloso del Santa Croce. Tutto questo, gentili telespettatori, al 35esimo della ripresa. 10 più recupero alla fine. 0-1 il parziale. Su. Nigro. Nigro cingisca un attimino, lo attacca Ravalli. Riesce in qualche modo a disimpegnare all'indietro a beneficio di Polessi. Fanno pressing alto gli uomini di mister Lucenti, che è piuttosto proficuo di tanto in tanto. Intanto la palla a centrocampo, Idara la doma bene, la dà per la corrente Iozia, contrattacco ancora del Santa Croce che si porta ai 25 metri, ancora Iozia per la corrente, Guarino tentativo di cross deviato da Genovese, poi recuperato da Polessi il pallone, quindi tenta la ripartenza, Ruscica sulla corsia di sinistra, viene fermato bene da Pianese, in fallo laterale, rimessa effettuata dallo stesso Ruscica, beneficio di Nicotra. Su. Attaccato da Idara, disimpegna bene su Genovese, che alza la testa, lancia sulla sinistra in maniera precisa a beneficio di Ruscica, converge Ruscica, quindi Susso ai 20 metri, Susso punta la festa, serie finta, entra in aria, Susso carica il destro, la paratona di campo, la palla che resta ancora in campo, quindi in attacco le Aquile Calatine, serie di finte di Altamore, tentativo di tiro cross ribattuto da Guarino in fallo laterale, pregevole azione di Susso in piena aria, serie di finte con una finta di fatto, ha fatto fuori due avversari, ha caricato il destro ma è stato molto bravo campo, intanto disimpegna bene la difesa del Santa Croce, il pallone nella zona di Scudera che si scontra con l'avversario, lascia proseguire il gioco l'arbitro che assegna semplice rimessa per i biancorossi, già effettuata a beneficio di Nicotra, dunque forcing finale dei biancorossi, parte il cross al limite, la testa di nessuno, lascia sfilare opportunamente con esperienza Alma tra le braccia di campo. Ma rimarchiamo, azione pericolosissima dei biancorossi tra i piedi di Susso, la palla del probabile 1-1, sfiorato di poco. Rimessa dal fondo intanto per le Aquile,
Polessi su Nigro, 37esimo. Di prima Altamore, commendatore, lungo lancio in avanti, lo scatto di Sussola, anticipo preciso di Ravalli e tempestivamente recupera palla, campo che la mantiene nel terreno di gioco. Lungo riancio, il giovane portiere bianco-azzurro verso la tre quarti avversaria. La plateale spinta da Tergo di Genovese ai danni di Scudera, punizione a favore del Santa Croce. Rimane a terra il numero 10 bianco-azzurro. Incredibile. Sicuramente un'ottima formazione, lo abbiamo detto in apertura di match, lo rimarchiamo in questo momento, lo ha dimostrato quella guidata da mister Lucenti, ma attenzione a questa azione sulla sinistra di Ravalli. Ravalli che cerca di innescare il solito Messina, difettoso il controllo del numero 9 stavolta, con palla fuori, rimessa effettuata da Wally su Nigro. Commentatore, quindi Novello si gira prontamente, serie di finte, buona la giocata di Novello, quindi Sussù cerca di convergere. Sussù cambia gioco bene su Ruscica, che non aggancia il pallone e sfuma questa azione offensiva. La ripartenza, attenzione veloce del giocatore, tentata se non altro da Scudera, controllato nella circostanza da Nigro. Polessi Genovese, riparte l'azione delle Aquile. Novello, la sponda su commentatore, fermato, ottima la chiusura di Pianese, attenzione, è un po' sbilanciata la formazione di casa, ma c'è la perentorio quanto opportuna chiusura di Wally, che scaraventa in fallo laterale. Rimessa a favore del Santa Croce. Ormai alla fine il tempo corre sempre più veloce, 39esimo, la testa di Wally, Nicotra. Quindi il commentatore su Altamore, Ruscica di prima ancora su Novello, Novello corpo a corpo con Ravalli, alla meglio Novello, Nobile, scusate, non Novello, che poi alla fine di fatto si trascina la palla in fallo laterale. E quindi c'è semplice rimessa da fondo a favore del Santa Croce, che rimane in campo con gli stessi medesimi che hanno iniziato il match. Forse soltanto adesso mister Lucenti sta per effettuare la prima sostituzione. È infatti pronto proprio ai bordi del campo un giocatore in casacca bianco-azzurra a fare il suo ingresso in campo. Esce dal rettangolo di gioco il numero 11 Castania, sicuramente ha giocato una buona partita, come del resto tanti altri della formazione ospite. Quindi tutto questo al 40esimo, che scocca in questo momento. 5 minuti più recupero per le residue speranze delle Aquile di pervenire al pareggio. Non ho visto però il giocatore che è entrato in campo, vedremo di capire chi è. La testa intanto di Sussù, Ruscica, buono lo stop, non c'è intesa con Nobile, troppo profondo il passaggio, facile preda di campo. Con calma gioca con Messiere, per quanto giovanissimo, campo che adesso rilancia lunghissimo verso la tre quarti avversaria. Tocca per un attimo Neonicotra, intercetta Scudera, poi recupera molto bene Nigro. Nigro però viene chiuso tra due avversari, uno di questi commette fallo, c'è punizione ed è proprio il neo entrato, si tratta del numero 14 Talarico. In attenzione a questa azione offensiva, palla al centro aria, mette fuori Ravalli, ferma Ruscica che stoppa di coscia, poi va in dribbling, lo fermano in due, la ripartenza di Dara, attenzione, contrattacco ancora del Santa Croce, mentre vediamo che c'è un giocatore del Santa Croce stesso a terra nei propri 16 metri, l'arbitro va a verificarne le condizioni di salute. Nel frattempo la palla era finita fuori, vediamo se è stata messa volontariamente o no, comunque la rimessa è biancorossa. Ovviamente con sagacia tattica, insomma, gli uomini di mister Lucenti non si sono fatti schiacciare all'indietro, quindi sono sempre ottimamente disposti in campo e cercano di, se ne hanno la possibilità, ripartire in maniera veloce. Intanto la palla è stata rimessa fuori, stavolta la
rimessa laterale a favore del Santa Croce, pronto sul punto di battuta Guarino. 42esimo, 3 minuti più recupero. Rimette in gioco Guarino, nella zona ne è entrato, ferma il pallone genovese, lo serve sull'uscita di prima intenzione per il commendatore in posizione della sinistra, parte il cross di commendatore al limite, lo stop di petto di Nobile, poi di testa Alma mette fuori in seconda battuta Guarino, dunque Idara. La ripartenza tentata dal Santa Croce, attenzione con il neo entrato Talarico che però viene fermato su Sò, retrovassaggio che mette in movimento Polessi. Wally va in dribbling, salta Iozia e apre bene su Sò che punta l'avversario, lo ferma irregolarmente Ravalli, stava per involarsi sulla corsia di destra Sò. C'è dunque calcio di punizione a favore dei biancorossi, mentre vediamo che mette mani nel taschino l'arbitro per ammonire anche Ravalli. Arbitro! È di fatto la quarta ammonizione di questa partita. Due per parte, Ravalli e Messina tra le fila del Santa Croce, Polessi e Nigro tra quelle delle Aquile Calatine, mentre vediamo stavolta eccezionalmente non c'è Nicotra sul punto di battuta ma il giovane commendatore. Due uomini vanno a formare la barriera dinanzi al pallone, vediamo le evolversi dunque di questo piazzato, è una delle ultime possibilità per i biancorossi di pervenire al pareggio. Tutti all'attacco praticamente, il destro di commendatore, colpo di testa, la palla fil di palo, credo sia stato Nobile. E dunque occasione importante per le Aquile ma non sfruttata fino in fondo, mentre vediamo che mister Lucenti sta per effettuare un'altra sostituzione e credo pronto Baeli a fare il suo ingresso in campo. Dai le bo, buona le bo, bravo, bravo le bo! Ed esce dal rettangolo di gioco l'autore della marcatura che sta decidendo appunto l'incontro fino a questo momento, ovvero il numero 10 Scudera. Secondi al 90esimo, si riprende a giocare con questa rimessa dal fondo per i biancoazzurri. Alma calcia lunghissimo verso la tre quarti avversaria, stoppa il pallone Nicotra, quindi genovese bene sulla sinistra a beneficio di Abdullahi. Abdullahi cerca di mettere al limite nella zona di Sò, sporca la traiettoria del pallone un avversario, poi tocca il suo primo pallone Silva, era quindi Silva il giocatore che è entrato in campo. Batte di parte a centrocampo su Sò, commette fallo il giocatore biancorosso, punizione a favore Santa Croce. 90esimo, scoccato in questo momento, vedremo quanto farà recuperare il signor D'Aquino, arbitro dell'incontro. Intanto pronto Alma per battere questo calcio di punizione. Non mi pare che fino a questo momento abbia segnalato il tempo di recupero l'arbitro, sventagliata intanto a destra nella zona del giocatore Talarico. Talarico è attaccato da Genovese, poi da commendatore, ancora Talarico, lo ferma commendatore per un attimo, il rimpallo che favorisce Idara, ancora commendatore, commendatore recupera palla, cerca di farla passare in avanti ma Idara è indomabile e guadagna una rimessa laterale. Resta in attacco il Santa Croce opportunamente dunque per diciamo la specularità diciamo del risultato. Intanto commendatore riconquista palla, lo attacca nuovamente ma in maniera farfallosa stavolta Idara, punizione a favore delle Aquile Calatine, ma non ho visto però l'arbitro segnalare alcun tempo. Intanto siamo entrati nel secondo minuto di recupero, 46 primi 20 secondi di gioco, la sponda di Nobile, quindi Nicotra, Nigro, ultime speranze per i biancorossi, Nigro lancio verso il limite avversario, fermato da Pianese, quindi Silva, Silva punta su Sò, lo ferma su Sò, è regolare dice l'azione, mantiene la palla in campo su Sò, quindi Wally, Nicotra, il lancio verso il limite, lo scatto di Nobile fermato molto bene d'Alma, la palla nella zona di Altamore, quindi ancora Navo, Nobile, perentorio l'anticipo di Alma,
che adesso sta giocando una gran partita in questo finale, ha fermato tutti, la ripartenza del capitano biancoazzurro, l'apertura a sinistra, lo scatto di Ozia che però non si tede bene col suo capitano, la palla che sfila al di là della linea laterale, rimessa dunque biancorossa effettuata da Wally direttamente in mezzo all'area a beneficio di Genovese. Lungo lancio di Genovese verso la tre quarti avversaria, la testa di Pianese, la palla nella zona di Abdullahi, Abdullahi cerca di girarsi ai 25 metri, ancora Abdullahi, apertura a destra per Susso, Susso in posizione di ala, cerca il varco per il cross, impattato ancora e difesa implacabile da Santa Croce che riconquista palla, con calma porta avanti il pallone, mentre sta per andare via anche il terzo minuto di recupero, fallo di commendatore ai danni di Ozia. Punizione quanto mai opportuna per la formazione di Mister Lucenti in questo finale di match che adesso sta per battere Capitan Alma. È finita! Primi 10 secondi di gioco. Alma lancia nella zona di Idara, fermato da Wally, ancora in fallo laterale. Ravalli, spara la porta, Ozia fermato ancora da Susso, ovviamente con Messiere adesso mantengono il possesso palla sulla tre quarti avversari, gli uomini di Mister Lucenti, lunga rimessa di Ravalli nella zona di Messina, Messina attaccato da Wally, si trascina alla fine la palla al di là della linea di fondo, controlla il cronometro l'arbitro, lascia ancora giocare. Sta per scoccare il 94esimo e arriva il triplice fischio. Dunque, gentili telespettatori, qui sul terreno di gioco del Pino Buongiorno fa la differenza il calcio di rigore realizzato esattamente al 31esimo del primo tempo da Scudera. Quindi trasformazione agli 11 metri, implacabile, il numero 10 bianco-azzurro che frutta i tre punti a favore del team guidato da mister Gaetano Lucenti. Sicuramente formazione importante sul piano tecnico, ma ha anche dimostrato di sapere stare in campo, ha tenuto bene il rettangolo di gioco in termini tattici, non permettendo praticamente mai alla formazione di casa di tirare in maniera pericolosa verso la porta difesa dal giovanissimo campo, se non in un paio di circostanze. Le Aquile ci hanno provato, soprattutto nel corso del secondo tempo, ma lo hanno fatto sempre con, diciamo sì, tanta volontà, ma scarsa precisione in termini geometrici. Fatto sta che gli attaccanti biancorossi mai sono stati veramente liberati in maniera netta per tirare pericolosamente verso la porta avversaria. Ricordiamo dunque il finale qui dal Pino Buongiorno di Caltagirone. Aquile Calatine 0, Santa Croce 1, la linea può tornare allo studio.